Gatti prende ancora tempo davanti ai microfoni, ma sembra ormai certo che a breve assisteremo all'ennesima rifondazione Inter della sua gestione. Dato il ben servito a Stramaccioni, ecco l'ingresso di Walter Mazzarri, il quale però chiede una mezza rivoluzione, soprattutto sugli esterni. Conoscitore massimo del 3-5-2, l'ex tecnico del Napoli punta sui suoi fedelissimi per ridare corsa alle fasce nerazzurre. Resterà il solo Nagatomo in virtù del suo eclettismo, mentre Alvaro Pereira potrebbe salutare per far spazio sulla sinistra Juan Camilo Zuniga, laterale del Napoli su cui da tempo c'è la Juventus. Il colombiano però costa molto, 10 milioni di euro. Dall'altra parte del campo i nerazzurri puntano sul rilancio di Mauricio Isla, cileno, grande interprete del ruolo a Udine, ma desaparecido quest'anno a Vinovo. La Juventus vi investì 20 milioni, cifra ammortizzabile con lo scambio alla pari con Ranocchia, difensore che Conte stima moltissimo e che sembra avere mercato anche all'estero. L'alto centrale nerazzurro però è un ottimo interprete della difesa a 3 e potrebbe tornare utile al modulo di Walter da San Vincenzo, che sogna ancora Cristian Maggio. Ma siccome il Napoli non vuole privarsene, ecco la candidatura di Dusan Basta, serbo dell'Udinese, che in cambio potrebbe assicurarsi anche l'altra metà del cartellino di Faraoni. A centrocampo l'Inter ha bisogno di un incontrista con i piedi buoni e, visti gli ottimi rapporti con il Galatasaray dopo l'affare Snyder, potrebbe puntare sull'ex Fiorentina Juventus Felipe Melo. Per il brasiliano, però, si starebbe profilando già un'asta con i cugini del Milan. Nonostante i buoni trascorsi in blu cerchiato, Mazzarri però avrebbe già posto il veto su Antonio Cassano, ritenuto non all'altezza di convivere con uno spogliatoio di professionisti. La classe del Barese sarebbe quindi sostituita con i gol allucinogeni di Fabio Quagliarella, esubero di lusso dell'attacco juventino che Mazzarri ebbe già a Napoli, anche se con alterne fortune. Ma sempre meglio quelle alterne delle sfortune massime che l'Inter ha vissuto quest'anno. Ecco perché Moratti non temporeggerà ancora a lungo prima di nominare il suo nuovo condottiero.